Salute a tutti quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cooker. Buon Ferragosto a tutti. Oggi prepariamo un piatto fresco, freddo, come sempre nel mio caso saporitissimo, e ispirato alla ricetta originale della famosa cuoca greca Vasiliki Pierrakea. Prepariamo oggi insieme l'insalata greca. Cominciamo! Gli ingredienti sono pomodori, pomodorini, cetrioli. Potete usare tranquillamente i cetrioli classici, ma a mio gusto i carosello sono un po' più dolci. Olive, queste sono olive nere tostate, ci vorrebbero ovviamente quelle originali greche di Kalamata, ma non le ho trovate. Cipolla, io uso la cipolla di Tropea, ma va bene anche la cipolla rossa normale. Cipollotto, feta, aceto bianco, origano. Questo origano è siciliano, perché quello greco, che sarà senz'altro più adatto alla ricetta, esatto, non l'ho trovato. Capperi di salati, nella ricetta originale ci vorrebbero le foglie di cappero, ma non avendole trovate userò i capperi. Frise, al posto della frisa potete usare tranquillamente del pane tostato. Olio extravergine di oliva, sale e pepe. Incidiamo le olive. Le incidiamo in questa maniera per avere un effetto migliore della marinatura. E le mariniamo con olio, sale e aceto. Mescoliamo. E lasciamo marinare per un paio d'ore. Dato che ci sono due tipi di pomodoro e due tipi di cipolla, facciamo anche due tipi di cetriolo. Tagliamo punta e coda, tagliamo a metà e togliamo tutta la parte coi semi. Tagliamo a tocchetti, neanche troppo sottili. Lo spessore dipende un po' anche dal gusto personale. Idem col carosello. Tagliamo il cipollotto. Cipolla. Ho lavato i pomodori e i pomodorini ed ora li taglio in questo modo. E i pomodorini in quattro. E infine la feta. Una parte la tagliamo a cubetti e un'altra la lasciamo intera perché servirà dopo. Tutto pronto, ragazzi. Cominciamo con i pomodorini.
Proseguiamo con i cetrioli, li mettiamo al centro, cipolla, cipollotto, un bello strato di pomodori a fette, i cubetti di feta, altra cipolla e cipollotto, le olive marinate. Vi ricordate la feta che abbiamo tenuto prima? È arrivato il momento di sbriciolarla. I capperi, l'origano, se volete il pepe, terminiamo con olio d'oliva, e il nostro piatto è pronto. La frisella si può sbriciolare sopra o servirla come accompagnamento. E buon appetito! Questo è per dimostrarvi di come mi vogliono bene i miei fan. Valentina, Veronica, grazie veramente di cuore. La prossima volta che farò l'insalata greca, utilizzerò le vostre meravigliose olive calamata.